Benvenuti a questa edizione in diretta dello IS yes oggi affronteremo un argomento che è abbastanza diffuso, parleremo di impotenza, ne parleremo con il professor Aldo Isidori che è andrologo ed endocrinologo all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professor Isidori. Buongiorno. A voi. Allora, questo problema che fino a poco tempo fa era sottaciuto, adesso addirittura è oggetto di molti spot e campagne sulla televisione di Stato, eh, sintomo è sintomo e sinonimo che eh, è un problema in aumento, professore? Ah, assolutamente sì. C'è da precisare una cosa all'inizio, che il termine di impotenza non, 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 è, non è la cosa migliore <coughs> da operare, perché dire a una persona sei è impotente è un insulto, sì. non è una diagnosi. Allora noi preferiamo operare il termine di... di deficit erettile, sì. o insufficienza erettile, che poi a fin dei conti è lì il problema. Sì. È in aumento, oggi la punta dell'iceberg di tutti i maschi di tutte le età naturalmente raggruppati insieme arriva al 40%, ma ripeto, <coughs> è la punta dell'iceberg perché quelli che denunciano questa situazione sono degli eroi. <coughs> Che prendono il coraggio di andare dal medico all'andrologo a denunciare questo loro problema. Molto spesso, pensa questo, è un fatto curioso ma interessante dal punto di vista sociologico. Sono portati dalle mogli o dalle compagne, le quali sì. li forzano a andare dal, dal, dall'andrologo. E questo è un fatto interessante perché finora la, la donna è stata. <coughs> Passiva sì. nei rapporti sessuali, in tutti i sensi, psicologici e fisici. Adesso no, ha preso coscienza, esige, confronta e gli dice: Ma amico mio, scusa, se ti puoi curare, perché devo soffrire anch'io? Perché certo. soffre anche lei? e quindi lo spinge ad andare dall'androne insomma sono le compagne che spingono i propri uomini a cercare insomma, di venire fuori Signore, da scoperto e risolvere assolutamente eh, la situazione è chiaro. ecco, le cause professore quali cause ci possono essere? beh per ci sono eh, cause di direi molte sono le cause, alcune delle quali, se non la gran parte sono in comune anche con le cause che conducono alla sterilità che è un'altra cosa Attenzione, non è sinonimo. Impotenza non è sinonimo di sterilità, soprattutto certo. oggi che si possono fare ematodiche. Mentre sterilità non è sinonimo di impotenza. Certo. Uno può essere sterile ma potentissimo. Eh. Certo. Detto questo, le cause possono essere intanto di natura congenita, malformazioni genitali, per esempio, mm. eh, chirurgie male eseguite, terapie fatte in epoca infantile e così via poi ci sono invece le cause dell'adulto che sono in gran parte ormonali la sì. diminuzione degli ormoni maschili che è soprattutto il testosterone quello che eh, regola il gioco sì. e poi sono cause vascolari cioè dovute alla circolazione del sangue perché il fenomeno erezione è dovuto a, una, a un problema di afflusso di sangue sì su tutto poi c'è una cupola che è il sistema nervoso, sì. perché possono essere anche cause esclusivamente psicologiche sì. o esclusivamente meccaniche, ma in genere sono sovrapposte l'una con l'altra. Perché anche le cause meccaniche più, più banali, dopo il primo o il secondo fallimento, diventano una, una, una causa psicologica certo, anche, certo. quindi... È una malattia, se vogliamo definirla così, che va curata a, doppio, certo. a doppia briglia. Professore, poi, ecco, una, mi scusi, su, le interrompo. L'età di incidenza dell'impotenza, c'è cioè un'età oppure può colpire a tutte le età, sia il ragazzo giovane che l'uomo adulto? Ecco, dipende, da, dipende dalla causa. Sì. Per esempio, le cause di natura psicologica colpiscono i giovani. Sì. Assolutamente, l'età poverale è dopo. Le cause invece più propriamente ormonali la media età sì. e le cause vascolari sono la senescenza, la fase, certo. la fase senescente. C'è da dire che appunto è un problema che va risolto perché certo. se no ne, ne soffre il paziente, certo. ne soffre la partner, quindi anche una famiglia si può disgregare per questo. Quando è poi possibile invece curare la situazione? Certo. Assolutamente. Fase senescente, professore, lei a che età si riferisce? È Da 60 in su. Da 60 in su eh, può succedere. Da 75 a 60 in su, sì. Ecco, però, eh, visto che è un problema di cui si parla mentre prima veniva sottaciuto, esiste anche su internet un bombardamento di soluzioni fai-da-te. Le abbiamo viste di tutti i colori, dalle Vai. creme al peperoncino, addirittura ai farmaci. Eh, che eh, sono sulla falsa riga del Viagra e di cui non si conosce assolutamente qual è, quale sia esattamente la molecola ecco vogliamo chiarire ai telespettatori che queste sono cose da bandire cioè fare il sì, fai da te lì senso. dovrebbe essere il ministero però eh sì eh, che interviene vietando queste forme di, di pubblicità non sono ingannevole, ingannevole ma pericolosa assolutamente e poi l'ordine dei medici perché eh sì. questo è Uh, abuso di professione medica, casomai. Assolutamente la terapia deve essere prescritta dal medico, specialista, al medico meglio ancora dallo specialista sì. e soprattutto sulla base della diagnosi, sì. 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 perché non puoi cavartela dicendo prendi la pasticchetta se poi questo c'è una causa endocrina, certo. cioè ormonale, certo. non fa niente, anzi peggiore. E viceversa, deve fare una diagnosi prima e poi dare la cura idonea. Certo. Ecco. Allora, Dicevamo, scusa, prego, prego, delle cause sì, più sì, sì. importantissime nei giovani sono le cause cosiddette volontarie, che sono il fumo sì. e le droghe. Le droghe eh. certo. Queste proprio azzerano tutta la sessualità e sono cause volontarie, mentre le intossicazioni alimentari o eh, ambientali non sono volontarie. Certo, Ecco, ma per sparzare il campo alle incomprensioni, professore, spesso non si capisce la figura di riferimento. Il medico di base sì, ci può aiutare così, diciamo grosso modo, ma mi sento di dire che la figura di riferimento deve essere un andrologo che sia anche endocrinologo, perché le due specialità in questo caso si sommano e sono assolutamente di importanza principale per fare una giusta diagnosi, perché come lei ci diceva, professore, possono essere cause endocrine e poi si sommano altre cause, perciò andare dallo psicologo di primo impatto non sapendo se c'è una causa organica è perdere tempo e ecco, le cose con loro nome. Lo psicologo magari lo aiuterà, ma gli resta il danno organico. Eh certo, certo, se c'è un danno organico. Certo. Perciò allora ci sono però Prima cosa, il primo step è andare dall'andrologo, che sia possibilmente anche endocrinologo, per fare sì che insomma, si abbia un quadro globale della situazione. Dopodiché si prenderanno le strade successive se c'è anche una componente psicologica di problemi di coppia, eccetera. La depressione, lei mi diceva, professore, che può dare delle alterazioni per i farmaci che si prendono di questo tipo? La depressione, sì. come no? La depressione è una, <coughs> è una delle cause. <coughs> proprio di un'impotenza psicogena però sì, sì. ma tante volte ci entrano in mezzo gli ormoni perché con la, con la depressione e con i farmaci antidepressivi aumenta un ormone che è la prolattina e che è sì. negativa per questa situazione diciamo dell'andrologo anche l'urologo è un andrologo però certo. riguarda le la parte chirurgica sì. dell'andrologia mentre quella parte ormonale, vascolare. E quant'altro riguarda l'endocrinologo andrologo. Ecco, allora una volta insomma individuato il problema, eh, si parla tanto di Viagra. Ecco. E se il Viagra dovesse essere necessario, professore, si può prendere per lunghi periodi oppure in questo caso ci sono vita. delle accortezze? No, per tutta la vita. Tutta Dunque, la vita con la pasticca blu, professore. E se gli fa male il Viagra è perché muore sulla, <ride> durante la <ride> porta. Ah ecco, cioè non, non per il farmaco. No, 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 anzi il farmaco adesso con gli ultimi studi eh, si è dimostrato che ha un effetto molto benefico sul cuore, sulla, sulla circolazione coronarica e sulla eh. circolazione per... D'altronde è nato come vaso dilatatore, non certo, è che. Eh, certo. Quindi è assolutamente quello che si dice che fa male, fa male per niente. C'ha delle controindicazioni, ha retenite pigmentosa e, tante, e, e basta poi in sostanza. E, però questo è il medico che lo dà, lo apposta lo deve dare lo specialista perché il medico generico tante volte non lo sa, non dico tutti, ma i generici sono sa, certo. ottimamente preparati, ma meglio lo specialista. Cosa assolutamente invece da non fare, anche qui abbiamo letto spesso notizie di sanità sui giornali, di prendere il Viagra per aumentare le proprie prestazioni sessuali. Ecco, Questa purtroppo è una moda ricorrente, professore, sì, non sapendo i danni a cui si va incontro. È un lungo dibattito perché il Viagra agisce, cioè l'erezione, è condizionata da un meccanismo enzimatico, no? eccetera, che nella persona normale è normale. Sì. Eh, il viagra non lo può aumentare, non può andare oltre una certa soglia. Ecco. Sì. Invece lo aumenta, cioè lo riporta alla norma quando è basso. Certo. Allora questo lo si vede facendo un esame specifico che è il Doppler sì. arterioso. Che è tipo un'ecografia, cioè, professore? Diciamo, beh, un po no, più no, è tipo un, un elettrocardiogramma. Ecco, ma insomma, non è un esame invasivo. Non è invasivo, nel senso che bisogna mh, vedere come circola il sangue lì, sì, con sì. una piccola eh, stimolazione eh, iniezione di prostaglandina per dare l'erezione, perché sennò non certo, certo, certo. E allora quello già ti fa, fa la diagnosi precisa. Certo. Ecco. Allora, siamo in chiusura, una manciata di secondi. Consigli l'ABC contro l'impotenza. Prima diagnosi esatta prima, di ecco. prima, prima non nasconderla okay. Non vergognarsene Assolutamente. Non nasconderla certo. Non chiedere consigli a chi non li può Agli dare amici, certo. Non curarsi da sé E andare dal medico Certo L'alimentazione ha qualche ruolo in questo? L'alimentazione? No, non, no, non c'entra niente no. Sono favole Favole Va bene, allora ringraziamo il professor Aldo Isidori, ricordiamo andrologo ed endocrinologo Università La Sapienza di Roma. Si chiude qui questa nostra edizione in diretta. Buon fine settimana a tutti, ci rivediamo ancora lunedì per nuove edizioni. Grazie professore. Grazie a voi.